bel concetto. Delicata domanda. Come gioco, se la dobbiamo vedere anche da un punto di vista di didattica, deve essere un gioco anche fino all'under 14. Perché purtroppo il rugby in Italia sta cercando di iper specializzarsi e poi andiamo incontro al drop out, all'abbandono. E non ce lo possiamo permettere, perché i ragazzi oggigiorno hanno, cioè lo sport è diventato più essenziale di respirare, perché passano troppo tempo sulle console, sui telefoni, quindi non ci possiamo permettere un abbandono, ma non nel rugby, perché se abbandona il rugby poi non farà niente, non è che va a fare un altro sport, è difficile che fa un altro sport, abbandona il rugby e non fa niente. Quindi ecco, devono continuare a divertirsi. Gioco fino ai 14 anni, poi dipende dal ragazzo, è soggettivo, perché vedi il ragazzo che per lui non è un gioco, lo vedi, e naturalmente allora ti puoi permettere di intensificare il lavoro, ma deve essere il ragazzo che vuole intensificare, non l'allenatore, perché c'è troppa specializzazione. C'è una specializzazione, figure, in alcuni club in Italia, in under 8 vedo già no, quelli devono giocare, c'è sta polivalenza, capacità, schemo, under 6, schemi motori di base, poi capacità coordinative. Cioè, i ragazzi che non riescono a prendere la palla al volo, disastro. Gioco fino all'under 14, sport dall'under 16 in poi, ripeto, è soggettivo. Lo vedi se un ragazzino è pronto o non lo è, o se lo vuole fare o non lo vuole fare.